Il disegno è stato realizzato senza tenere conto dei quadrettoni che le travature avevano portato. Quindi si chiama proprio passa sotto perché passa sotto le travi, cioè non tiene conto della divisione fatta da queste travi di legno. Questo soffitto lo troveremo anche in altre sale, soprattutto in questa sala della giunta e poi successivamente in quella del consiglio. Questa sala ospita un quadro che è un disegno a carboncino che è stato realizzato da un artista autoctono che è Giovanni Garavaglia, conosciuto anche come pittore degli angeli. È un carboncino appunto e grazie a questo particolare strumento lui ha potuto sfumare, potuto rendere queste ombreggiature che sono appunto date proprio dal cartoncino, che è dal carboncino, che è proprio un carbone vegetale mischiato ad argilla. Da un artista stonese rappresentano tutte delle scene che sono state tratte dal libro di Primo Levi, Se questo è un uomo, credo che tutti lo conosciate. Come vedete sono abbastanza, come dire, forti, esatto. Se volete di fianco si possono vedere da quali, diciamo, quali rappresentano, da quali tratti di brano sono stati presi. L'artista è Vincenzo Bornati e lui è appunto stonese, mentre questi altri quadri che vedete su questa parete di fronte sono stati realizzati da un artista che è lombardo, non è ossonese, che si chiama Filippo Villa. Questi altri quadri sono stati, diciamo, raccontano delle scene che sono state prese dal romanzo di Manzoni, che è I Promessi Sposi, in particolare perché denota una cultura monocromatica. Infatti, come vediamo, è tutto sui toni del grigio, più scuro, quasi nero, comunque è molto monocromatica. È stata realizzata, ristrutturata secondo il gusto dell'Ottocento, che era il neoclassico. Il neoclassico all'inizio si pone come un'estetica appunto viene indotato dei ruoli molto forti, soprattutto a meravigliare il spettatore, parlo del rococò e del barocco soprattutto. Il neoclassico invece vedete che è molto più quasi più un piatto, però molto più tranquillo, il neoclassico è uno stile che preferisce la purezza delle linee, l'armonia e l'equilibrio, soprattutto vediamo i livelli in alto che sono stati viene chiamato volta padiglione. La volta padiglione è formata da
la grumaia che era stata costruita. È molto grande, molto bello questo giardino. E vi faccio passare, vi faccio vedere l'ultima statua, che è una cariatide, che proviene dall'ipogeo. Dall'ipogea Litta Taccioli, che è il cimitero. Ce ne sono 16, 4 per lato. Ne era stata fatta una in più, diciamo come per prevenzione, nel caso una se ne rompesse, allora l'hanno costruita. Quello che avete di fronte è il monumento della famiglia Litta Modignani e Taccioli. Questo monumento, che si compone di una ipogeo, ipo ges in greco sottoterra, e mausoleo. La storia del mausoleo è un po' lunga da spiegare, ma ve la spiegherò così vi annoio un po'. Mausolo era un satrapo persiano, un comandante che, alla cui morte la moglie era così distrutta dal dolore, che gli ha costruito una tomba monumentale. Molte mogli, lo so che adesso non lo farebbero per i mariti, ma è quello. E quindi è passata alla storia come mausoleo. La cosa interessante di questo monumento è che è in stile neoclassico, infatti fu progettata da Luigi Chierichetti, il cognato dei Taccioli, nel 1845. E come potete vedere, la cosa che risalta subito all'occhio sono queste cariatidi. Le cariatidi non sono state costruite in loco, ma furono portate dalla Francia, direttamente dal Fréjus, attraverso carri di buoi, e le hanno portate qui, una in più, quella in più è nella villa che vi spiegheranno i miei amici. E queste cariatidi sono in arenaria. E non si sa ancora in che pietra siano, non è specificato, ma io dico arenaria. E come potete vedere, ancora nella trabeazione, che è trabeazione, ci sono i segni della croce, poi c'è il simbolo di Cristo, che è la chi e la ro greca, e quindi sono sempre dei topoi specifici di questi monumenti. Inoltre la clessidra con le ali, che rappresenta il tempus fugit latino, il tempo che passa, quindi per tutti arriverà l'ora della fine. Quindi, è giunto il cervello Caccini con Morazzo di Celano, è stato un pittore prediletto da Borromeo, Federico però. Era un pittore chiamato Pestanti, perché era un pittore che dipingeva nell'epoca della peste, quella di Manzoni. Ecco che Caccini studia la poesia, ecco che Caccini è giovane, qua c'era anche il vecchio, una famiglia molto numerosa, e quindi dipinge San Cristoforo, un quadro rovinatissimo, perché tutta la parte destra è in basso, praticamente non si vede nulla, ci fa cercare, lì c'è un muso, un radio che non sta acceso. San Cristoforo di solito è rappresentato mentre porta un bambino dall'altro a un altro insieme, perché è l'unico che cerca di traghettare, diciamo, sulle sue spalle questo bambino, nessuno lo vuole fare, e quando arriva a metà del viaggio si ferma perché il bambino è molto pesante, perché quel bambino è Cristo, quindi lui sta portando sugli stelle e sulle nuvole. Ed è infatti tutto il giorno qui da martirizzato come? Poi a Bologna.
tutte ritoccate, perché se poi guardate questa figura sopra lo stipite della porta, che si appoggia proprio col braccio, e ancora di più questa, vedete, questa figura un po' grottesca, un po' mostruosa, che addirittura col dito sporge, significa che queste aperture c'erano già quando hanno fatto gli affreschi e il pittore le ha adattate. È là che ci accamperemo. Prende il nome Osso. Ossonia, ovvero città del sonno, destinata a fornire alloggio ai pellegrini, nonché agli eserciti che andavano a combattere nella Gallia Cisalpina.